Molto bene, radiolina numero 1, FM, TV, app e web, Medri, Panzieri e i Camillas molto con bene, noi. Molto bene, ciao, il sabato pomeriggio è e fantastico. La domenica in replica, è tutto bello. Cosa fai? Invitiamo il pubblico. Quel ragazzo che l'altra volta era lì, oggi adesso... di là. Allora, è arrivato ragazzi, il momento sì, che tutti aspettavano. Sì. Beh, la rubrica che, diciamoci la verità, quella che ha avuto più impatto, no? Sì. Qual è? L'opinionista. L'opinionista. Il delfino Trotsky. Sì. Beh, ragazzi, vi avviso subito di una cosa. Oggi non ci occupiamo di politica. No, no. Bene. Non ci occupiamo di sport. Sì, basta. Ci occupiamo di arte. Arte. No, salutiamo intanto il delfino Trotsky. Eccolo. Che vedete? Simpatia e benessere, mi fa simpatia e benessere. Sì, sì. Delfino Trotsky. Sì. Bene, un po' come un novello Sgarbi ospite ad Costanzo, ma molto bene. Il Delfino Trotsky adesso sproloquia uno sull'arte. Sgarbi improvvisamente gentile. Ma guardatelo, un Mughini, un Mughini morbido. Sì. Bene, prima domanda che vorrei sottoporre al nostro grandioso opinionista: l'arte, le tre arti principali, la pittura. Ha ancora senso oggi in Italia parlare di pittura, ma non solo in Italia, nel mondo di pittura? O è meglio parlare di dittatura digitale? Vedi, però è più a suo agio con l'arte. No, sì, è più a suo agio rispetto allo sport. Madonna mia, il Delfino Trotsky... Deve avere una forma. È veramente spaventato, a tratti inquietato, sicuramente abbellito. Loquace preciso. Loquace preciso, sì. Eccezionale. Passiamo subito alla seconda domanda. Bene. Che vorrei sottoporre al nostro esperto, sì, al nostro opinionista. Sì. Scultura. Sì. Arte principale, scultura, sì, pittura. Mm. Ha ancora senso parlare di scultura quando noi abbiamo a che fare con iPhone, con oggetti tondi, smussati negli angoli? Ha ancora senso appropriarsi dell'oggetto? O è meglio comprare l'oggetto? Fuoco e fiamme. Non capisco fuoco se è un inno al consumismo. Oppure l'esatto opposto. Non riesco ancora a decifrare, come dire, a leggere tra le righe. È una posizione politica precisa. Sì, assolutamente. Veniamo alla terza e ultima domanda che dobbiamo sottoporre al nostro caro Delfino Trotsky. Architettura. Ecco. Parliamo sempre del rapporto con l'oggi, con l'attualità, con l'odierno. Sì. Ancora senso parlare di architettura oggi in rapporto al grigio, al grigiore, all'amanuense, alla non affabilità, a qualcosa che se n'è andato per nel non più tornare. Già. Il loop, è andato in loop. Una solo di intelligenza, una solo di intelligenza. Io, fatemi dire una cosa, è un grande onore, veramente un privilegio avere ospite in questo programma umile, che è partito un po' sotto traccia, che è partito un po' col profilo basso, un ospite così prestigioso che ha così tante cose da dire. Grazie Delfino. Grazie. Torniamo tra poco con intelligenza artificiale.